Ben ritrovati, Blue Star per il Sociale, l'associazione benefica Fulvio Occhinego ci sta raccontando un po' dei particolari, dei retroscena di questa splendida attività. Abbiamo parlato di quello che fa questa associazione, iniziamo però a parlare anche di cosa avrebbe bisogno. La prima cosa che emerge è il bisogno di forza umana, di persone, di calore, vero? Sì. Più che di denaro in sé per sé. Ne parlavamo poco fa fuori trasmissione, perché chiaro, capita come ogni associazione che ci siano alle volte degli eventi durante il corso dell'anno per cui si raccolgono anche fondi. Peraltro proprio nei prossimi giorni saranno venduti dei presepi di cioccolato e i fondi potranno servire senz'altro alle varie attività dell'associazione. Però noi normalmente tendiamo a non sottolineare tanto gli aspetti economici, ma soprattutto quelli umani, come giustamente diceva lei, in quanto è soprattutto questo l'appello che lanciamo. Avere forze nuove, avere altri volontari, significherebbe per noi poter aiutare più persone, più famiglie, più bambini. Adesso noi seguiamo circa 50 famiglie e per un totale di circa 65 bambini, più le persone che seguiamo in altro modo. Avere altri volontari ci permetterebbe senz'altro di poter fare di più. Questo è l'appello forse più importante che certo. Mi permetto di lanciare grazie alla vostra trasmissione. A tal proposito, Leonora, chi ci sta guardando, chi passa sul vostro sito e ha bisogno di informazioni, a chi si deve rivolgere? Sì, allora innanzitutto abbiamo appunto un sito internet, credo che sia anche in sovraimpressione, sì, www.abfo.it, dove eventualmente è possibile innanzitutto visualizzare volta per volta ecco le nostre attività ed eventualmente anche contattarci all'indirizzo email abfo@abfo.it che è ovviamente presente sul sito. Abbiamo anche, a proposito di internet, un contatto Facebook che ovviamente è sempre continuamente aggiornato, magari anche più volte al giorno, basta appunto cercare Associazione Benefica Fulvio Occhinego e lì magari poterci anche in qualche modo organizzare e metterci d'accordo per la vendita dei presepi di cioccolato di cui prima abbiamo fatto appunto accenno. Abbiamo anche poi un numero di telefono che è 09 735 3540, anche questo è presente sul sito. Ma siete raggiungibili ovunque. In qualche modo siamo raggiungibili ovviamente, e di questo se da un lato può essere un piccolo problema per chi magari vuole entrare in contatto con noi, dall'altro consentitemi di dire è anche un po' comunque motivo di vanto per alcuni aspetti. Indubbiamente non c'è una sede dove c'è un segretario o una segretaria che 24 ore al giorno è sempre disponibile, e questo perché siamo fieri di dire che non abbiamo i soldi per pagare un segretario, perché quei soldi preferiamo sempre destinarli agli ultimi, agli indigenti. Pertanto la nostra sede operativa, che è in via Gorizia 30, è operativa dal punto di vista appunto dei volontari soltanto la domenica mattina, quando appunto ognuno di noi è libero dai propri lavori che ci occupano durante la settimana, e la domenica mattina in via Gorizia 30 dalle 11 alle 13 ci sono sempre dei nostri volontari che aspettano, che accolgono appunto le persone che vengono a fare richiesta, vengono a portare giocattoli, indumenti o qualunque cosa ecco ognuno voglia donare. Quindi accettate anche queste donazioni? Sì, le accettiamo, perdonami, io non voglio essere offensiva nei confronti di qualcuno, ma piuttosto preferisco sempre sottolinearlo, ovviamente le accettiamo in buono stato. Ovviamente, non siamo il mercatino delle pulci della domenica, devono andare a persone, ecco, certo. Non a destinati a chissà che cosa. Allora, in ultimo, oltre ovviamente a personalmente appellarmi a voi a contattare questa associazione, che sia per un dono, che sia per un gioco, ma se possibile anche per partecipare anche un'ora alla settimana a queste tante attività, l'ho chiesto l'altra volta ad Eleonora, questa volta prima di chiudere vorrei chiederlo ad Andrea, il ricordo più bello, uno fra i più belli di questi tanti anni. Guardi, le faccio riferimento ad una situazione bella, simpatica, che si verificò lo scorso anno, quando portammo tutte le famiglie con i loro bambini ad un parco divertimenti. Al termine della giornata eravamo tutti stanchi, esausti, e una volontaria chiese a un bambino se gli fosse piaciuta quella giornata, se effettivamente si fosse trovato bene, se fosse stato contento e soprattutto se l'indomani magari ne avrebbe parlato a scuola, e il bambino rispose: ma tanto non mi crederanno. E forse con questa frase sì, raccogliamo un po' tante situazioni che si sono verificate in questi anni. Perfetto, io con questo bel ricordo, sperando e sicuramente che ce ne siano tanti altri, chiudo qui e saluto i miei due ospiti. Grazie davvero non solo per essere stati qui, ma ovviamente per la vostra encomiabile attività di volontariato, veramente che dà sorrisi a tante persone. Grazie ad Eleonora Occhinego e grazie ad Andrea Occhinego.
Grazie a voi se in qualche modo potrete partecipare e contribuire. Ricordate che il Natale è bello proprio perché si può dare quel pochino in più per far sorridere qualcuno. Ecco, chiudiamo con questa bella foto. Blue Star per il sociale termina qui. Arrivederci.